leggere, quindi sono portato degli appuntini che possono essere utili anche a finalità di stampa. Allora, ringraziamento va innanzitutto, cioè questa è la giornata dei pazienti, quindi questi locali sono nati perché non potevamo vederli più in mezzo alle scale, in mezzo ai corridoi, in mezzo a situazioni che non erano, diciamo, adeguate a quella che è una sanità moderna. E per moderno intendo il minimo indispensabile, poi la modernità è molto semplice, come ho sempre detto, noi dovremmo trovare nelle nostre strutture il comfort che abbiamo a casa, quello è il moderno. Nella misura in cui non c'è il comfort che abbiamo a casa, si parla di qualcosa di altro. Secondo aspetto, Graziano Sant'Antonio ha fatto un grande lavoro, il lavoro principale che fa Graziano è quello di aver fatto comprendere l'importanza del diabete a livello non di Civitavecchia, ma a livello globale di territorio. Il nostro territorio è questo, lo voglio ricordare e lo dico perché ci sono delle situazioni sul diabete e delle iniziative che riguardano tutto il territorio che sono già state avviate. Grazie a loro noi abbiamo appreso da Adicev che qualche anno fa che eravamo in ritardo su delibere importanti quale quella della garanzia dell'assistenza a scuola dei bambini diabetici. E allora, quando tu pensi di essere in difetto hai due strategie: o ti ringalluzzisci e pensi di essere il più figo di tutti, oppure dici oh, non l'abbiamo fatto, andiamo a leggere. E quindi chiedendo ad Armenio, a Lina e ai nostri professionisti abbiamo rimediato a tal punto, questo lo dico perché ci sono i professionisti qui, che a Bracciano qualche mese fa è stata avviata la formazione per medici e infermieri per i bambini diabetici in età scolare. Questo è, sono carte che parlano, quindi non sono chiacchiere, quindi si è entrato a far comprendere che è vero che è fondamentale la rete della plurispecialistica e della multidisciplinarità per quello che è il cronico e quindi far comprendere al soggetto che attento, stai bene ma puoi star molto male perché mentre stai bene la malattia sta avanzando. E questo vale per il diabete, vale per l'ipertensione arteriosa, vale per i dismetabolismi. Ma come si rimedia? Si rimedia facendo comprendere al bambino, se il bambino che un pacchetto di pai sono 814 calorie, io non ci volevo credere, però l'ho letto, che una Coca-Cola sono il 25% di zucchero che io posso bere in una giornata e che ci sono tanti piccoli, grandi accortezze che noi stiamo cercando di spingere. Faremo molto presto una giornata con i colleghi, l'abbiamo già organizzata in cantiere ieri, dove faremo una piccola maratona colorata per fare capire che lo sport è fondamentale con il CONI. Adesso è una giornata convegno per far comprendere che esiste un piano regionale diabete e un manifesto sul diabete. E questo è uno. Perché questo interesse per questa patologia? Perché i numeri sono enormi, ma non è una questione di economia sanitaria, è una questione proprio che dobbiamo far di tutto perché i soggetti malati di diabete a 40, 50, 35 anni non diventino poi quei patologici gravi destinati poi a situazioni di complessità come di tipo vascolare, di tipo oculistico, vedo la dottoressa Bastioli, neurologico, cardiovascolare, le demenze, l'ictus, la dialisi, è un mondo dietro questa complessità. Parliamo del 10-15% della spesa sanitaria che viene riversata come costi del diabete. E questo è qualcosa, diciamo, importante. Il 50-70% di questa spesa è legata all'ospedalizzazione. Di parlavamo prima, abbiamo un 5% di prevalenza nel diabete nel Lazio, i nostri cittadini sono 324.000, abbiamo 15.000 se non di più diabetici da curare e quindi la cura doveva passare per un ambulatorio così, diciamo, importante, bello, e qui ringrazio appunto l'impegno oggi di Adicev ma di tutte le associazioni presenti, cioè il Lion, la Goccia, Croce Rossa, cioè tutte le associazioni, se ne dimentico qualcuna ditemelo, perché sono affidata, ecco, e che di volta in volta collaborano con noi. Voglio tralasciare la Fondazione Cassa di Risparmio, perché
è chiaro che con la Fondazione c'è un rapporto, diciamo, quasi ormai istituzionale e diretto. E la Fondazione Molinari, tutti coloro che concorrono a far crescere e a migliorare, diciamo, la qualità del servizio. La prevenzione rimane sempre il principio cardine del non ammalarsi. Guardiamo le nostre famiglie, abbiamo familiarità per diabete, allora andiamo dal medico di medicina generale e diciamolo, e cominciamo piano piano a verificare cosa possiamo fare per non ammalarci, non per risparmiare. Io non ho mai chiesto un risparmio a Graziano, anzi, stiamo cercando di fare l'attività diabetologica, oggi viene svolta così, quindi il raggiungimento di questo obiettivo non è soltanto la sede di Civitavecchia, perché purtroppo certe volte noi siamo focalizzati a Civitavecchia, è un po' Civitavecchia centrica la ASL, caro Pietro, però effettivamente la ASL è questa, e quindi abbiamo, grazie ai volontari, a lui, iniziato una serie di situazioni, diciamo, a tappeto, e stiamo partendo con i famosi percorsi diagnostico-terapeutici, cioè assistenziali, che rappresentano la sfida futura, cioè la prossima. Il diabetico deve venire, deve avere i suoi calendari di esami in maniera tale che evita inappropriatezze, ansie inutili e eccetera eccetera eccetera. Nel distretto F1 ci sono 7.295 persone che nel 2014 sono venute a visita. Nel distretto F2 2329, nel distretto F3 siamo intorno ai 3000, nel distretto F4 3170, e il totale corrisponde a 15.788 persone che hanno bisogno di noi, non oggi, ma oggi, domani e dopodomani. Quindi ecco perché è fondamentale, non è una questione di comfort, la questione è di logica, cioè è fondamentale dare ai nostri pazienti gli strumenti. In un momento difficile, Fulvio è un provocatore nato, io questo lo riconosco, però giustamente lui dice: i letti li avete avuti, adesso mi servono i soldi per fare questi letti, ma non li devo comprare i letti, è una questione di ristrutturazioni murarie, noi abbiamo fatto le richieste, però effettivamente io non è una questione di difesa, perché la provocazione la accettiamo e l'accetto volentieri, è legata a una terza fase dell'ex articolo 20 che si deve sbloccare, stando per sbloccarla, e dopodiché il Ministeri, quindi non la Regione, ci darà la famosa ciccia per poter fare. Nel frattempo noi però andiamo avanti e proseguiamo, proseguiamo in questo percorso, diciamo, propositivo. Abbiamo deciso, abbiamo avuto già la data del 19 febbraio per l'inaugurazione della risonanza magnetica, e piano piano cercheremo di fare tutto quello che dobbiamo fare, lobby, il CUP nuovo, i nuovi lavori della dialisi, abbiamo delle cose importanti da fare all'interno dell'ospedale. Nel frattempo però, non dormendo, a dicembre del 2014 abbiamo istituito il comitato di coordinamento diabetologico aziendale per la malattia. Il suo referente è sempre lui, sto Graziano dormirà, mi auguro che dorma ogni tanto perché fa di tutto e di più. Ha moltissimi mandati, ma il mandato principale è quello dell'adozione e applicazione di questa norma che, come dice Lina, è la prima nella Regione Lazio e in Italia, dicevi, e quindi noi abbiamo, diciamo, un importante mandato. La rete è importante, e quindi continuando nella logica di rete, io quindi mi auguro che insieme a tutte le persone che afferiscono, prima parlavamo di multipatologia, cioè il diabete ha delle caratteristiche che veramente toccano tutti, è insieme a loro che dobbiamo lavorare per creare quindi questi percorsi e arrivare anche in quest'anno a una carta dei servizi adeguata in linea con il CUP su quello che è l'urgenza, la non urgenza, il controllo, e insieme ai medici di medicina generale, che rappresentano un elemento perno essenziale, arrivare pure alla considerazione che la lettura dell'emoglobina glicata la possano fare loro, perché sono medici bravi e valenti, che insieme si concorda attraverso il PDTA quando interviene lui e i nostri specialisti e quando invece possono gestire direttamente loro. Ma il messaggio che rimane è, specialmente ai nostri ragazzi giovani, attenzione all'alimentazione e facciamo sport, perché questo è a prescindere dal diabete,
alla base della prevenzione del 50-60% di patologie fondamentali. Ci sono molti cardiologi, molti medici, insomma non stiamo inventando e dicendo nulla di nuovo, però come si dice, è quando vi ricapita, cioè di avere tutta questa stampa davanti, quindi che ben venga insomma l'organo di informazione e i nostri figli mangino meno merendine e vadano di più a giocare alla pallone.